Passiamo ad un'altra manifestazione importante in corso nella nostra regione, a Maratea, la settimana del cinema che si concluderà domani ma che prevede ancora proiezioni ed ospiti celebri, come ci racconta Manuela Mele. Abito rosso corallo e capelli scuri ad incorniciarle il volto. È una Claudia Gerini dal look pressoché inedito, quella che ha regalato scatti e sorrisi al pubblico della settimana del cinema. Un ingresso da diva il suo che ha lasciato senza fiato molti tra i presenti. Con lei sul palco per una chiacchierata intervista tra aneddoti e retroscena dai vari set, non solo la lucana Francesca Barra ma anche l'attore Alessandro Haber, ospite a sorpresa della kermesse. Sul grande schermo per il pubblico di Maratea alcune scene dell'ultimo film in cui l'attrice romana recita intensa al fianco di Marco Bocci, anche lui a Maratea in questi giorni. Perché non è facile, Giuliana, perché fa male. Ma sul palco della piazzetta del Gesù c'è stato spazio anche per lo scrittore Gaetano Cappelli, l'affascinante Isabella Orsini, l'attore Pino Quartullo, il direttore di Rai Cinema Nicola Claudio e il produttore del film premio Oscar La Grande Bellezza Nicola Giuliano. Ad aprire la serata ci hanno pensato però le opere dei giovani filmmaker di Cinema da Mare, introdotte da Franco Rina e Pari delle Porace. Le storie, le esperienze, i ciak dei ragazzi hanno accompagnato il pubblico alla scoperta della settima arte.